Un pari che non serve a nessuno, forse tra Pineto e Notaresco. A Pampano risponde Bosco al Mariani Pavone, dunque termina con il segno X. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo una fase di studio iniziale, il primo squillo è del Pineto al nono. Paoli fa correre della quercia sulla fascia. Interessante l'invito al centro per Cardella, il cui tiro è deviato in corner. Il Notaresco risponde al ventesimo con una botta da fuori di Maio. Nessun problema per Mercorelli. Sugli sviluppi di un calcio da fermo, i biancazzurri sfiorano il vantaggio. Perfetto il cross di Pezzotti in favore ancora di Cardella, il cui colpo di testa neutralizzato in tuffo da Shiba. Al ventottesimo Domizia a prendersi la scena. La solo del classe 2003 culmina con una bella conclusione a giro, fuori di pochissimo. Il rosso-blu non ci stanno e, superata la mezz'ora, tentano di mettere il muso davanti sul cross di Frederick Maio. Manca l'appuntamento con il gol per pochissimi millimetri. La ripresa si apre subito con episodio da moviola. Pezzotti scodella per Pepe, il quale cade a terra a seguito di un contatto dubbio con un difensore rosso-blu. Lascia proseguire Menicucci di Lanciano. Poco dopo ci riprova Pezzotti da sinistra verso destra, chiude l'azione della quercia ma controlla Shiba al nono. Pineto ancora vicino al vantaggio, una carambola a centro area favorisce Cardella in posizione defilata, ma Shiba gli sbarra ancora la strada. Alla prima occasione utile nella ripresa il Notaresco passa in avanti. Pampano addomestica bene il pallone dal limite dell'area, lascia partire una dolce palombella che scavalca Mercorelli e toglie le ragnatele dall'incrocio. La partita si accende e il Pineto pareggia immediatamente. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Bosco svetta a centro area e di prepotenza infila Shiba per 1-1 biancazzurro. Al 27esimo Domizzi illumina per Barlafante che con un controllo orientato arriva in porta. Shiba si oppone ancora alla grande. Poco più tardi non è entrato Mininkler, sfrutta una buona sponda aerea e incrocia con il destro. L'estremo ospite gli dice di no. Nell'ultimo minuto di recupero, l'ultima occasione sui piedi di Maio che si libera bene ma trova la grande opposizione di Mercorelli. Non succede più nulla. Pineto e Notaresco si spartiscono la posta in palio in un derby vibrante e ricco di emozioni. Sì, è vero, è stata una bellissima partita. Secondo me è normale il pareggio al non ci sta un po' stretto, perché oggi, nonostante come tutto il campo boggiboso, abbiamo fatto una grossa partita, abbiamo creato tante occasioni da gol, però penso che da parte del Notaresco Shib è stato il migliore in campo, ha fatto 3-4 parate importanti. Dispiace perché adesso è un periodo così, ormai sono sei partite che ci gira storto, perché alla fine la prestazione la fai, crei tante occasioni da gol, l'avversario ha la prima disattenzione perché loro ci hanno fatto gol su una palla in uscita, sono stati bravi con Pampano a fare gol, poi come detto tu siamo stati subito cattivi a reagire subito, a pareggiare con Bosco, però normale, ci è mancata quella cattiveria, quella lucidità sotto porta, perché anche oggi abbiamo avuto quelle tre occasioni inite davanti al portiere, uno contro uno. È vero che Shiba ha fatto 2, 3, 4 belle parate, però anche noi secondo me potevamo essere un po' più cattivi. Innanzitutto è un peccato oggi che questa partita di due grandi squadre si è giocata su questo campo, perché poi non viene fuori i veri valori delle squadre, perché oggi è una partita di seconde palle, è una partita di duelli uno contro uno ed era difficile imporsi una con l'altra. Poi ci sono state tutte occasioni su delle giocate di seconda palla, ma anche su questo campo è stata una bella partita, tirata da due squadre forti. Noi in questo momento era penso la settima partita in pochissimi giorni. Avendo solamente 13-14 ragazzi, sono stati incomiabili oggi, perché su questo campo si spende ancora di più. Hanno tenuto botta fino alla fine, e poi alla fine abbiamo avuto un'occasione importantissima per vincerla. Come hai detto tu prima, la potevamo perdere, ma la potevamo vincere. Credo che il risultato di pareggio sia un risultato giusto, vedendo l'andamento della gara.